Cristian, la Fiorentina ha ripreso da dove aveva lasciato un'altra bella vittoria. Un'altra grandissima vittoria contro una diretta concorrente, visto poi il risultato di Napoli. Napoli aveva perso con la Roma, quindi il risultato fantastico, ci consente di scavalcare due squadre che erano lì davanti a noi e niente, classifica ci sorride, purtroppo c'è una Lazio che va come un treno, però noi dobbiamo cercare di restare lì agganciati lì fino alla fine, perché il calendario sulla carta chiaramente le partite vanno giocate. Ora c'è lo scontro diretto a Napoli e poi la Juventus, abbiamo sicuramente un calendario più abbordabile rispetto alle altre, visto che la Lazio deve giocare con Napoli, deve giocare con Samp, deve giocare con la Juve anche. Quindi niente, restiamo aggrappati lì e poi speriamo nelle ultime partite di fare tantissimi punti per scavalcarli. Si è riscattato Diamanti dopo un periodo un po' opaco, Salah invece è ancora alla grande, sempre lui protagonista. Sì, si è riscattato Diamanti facendo il gol di destro che è una rarità per lui, però sì, ma lui è un giocatore comunque che quando gioca dà sempre tutto, il trascinatore a me piace, ha fatto gol, tra virgolette ha sbloccato la partita, perché la partita è cambiata poi lì della Fiorentina, poi c'è stato questo Eurogol di Salah, altre giocate importanti che ha fatto, un giocatore che veramente sapevamo che probabilmente in futuro sarebbe stato un grande, ma che arrivasse in Italia e avesse avuto subito questo impatto, sinceramente non se l'aspettava nessuno, né io, penso neanche i dirigenti, neanche l'allenatore forse, però ce l'abbiamo, ce lo teniamo, speriamo di continuare così, visto che comunque abbiamo altri impegni ravvicinati importanti. Salah è stato definito da Montella uno dei calciatori più veloci al mondo palla al piede, probabilmente secondo solo a Messi. Vedi qualcun altro più bravo con queste caratteristiche? No, onestamente no, perché infatti ne parlavo con alcuni opinionisti l'altra sera e dicevano che è il settimo, ottavo. Io ribattevo, discorso è farlo con la palla, discorso è farlo senza palla al piede. Lui la fa con la palla al piede, quindi è più difficile di correre 100 metri, farli in 18, in 19 e farlo con la palla. E quindi sono d'accordo con Montella, è un giocatore straordinario, un giocatore che non cade mai, anche se provano a buttarla a terra. E dopo, nonostante i 20, 30, 40 metri, sotto porta è lucido e ti fa gol, quindi è un giocatore fantastico. Adesso arriva la Juventus, il sogno finale continua a essere coltivato dalla Fiorentina. Sì, abbiamo un piccolo vantaggio dell'andata, abbiamo vinto lì, però la Fiorentina credo non sia una squadra che possa far calcolo, la Fiorentina deve giocare la partita e nulla, cercare innanzitutto di non prendere ma di fare anche gol, perché questa squadra ha la possibilità di fare gol alla Juventus e quindi di arrivare di nuovo in finale, sperando che poi quest'anno sia la volta buona per alzare un trofeo, però prima c'è questa partita, affrontiamola con tranquillità, con decisione, con molta grinta e speriamo di arrivare di nuovo in finale come lo scorso anno. Chiudendo, nelle prossime ore si materializzerà anche l'addio di Massià alla Fiorentina. Si parla anche di una possibilità per Ripa di affiancare Pradè sul mercato, comunque nel ruolo di direttore tecnico. Tu, Roberto, lo conosci, lo vedi pronto per un ruolo del genere? Sì, comunque Roberto ormai sono 13 anni che lavora tra campo e scrivania con la Fiorentina, insomma è un personaggio importante di questa società che ultimamente ha fatto anche, tra virgolette, è andato in America a lavorare proprio per la Fiorentina e comunque non è facile staccarsi, lasciare la famiglia, fare queste cose, evidentemente lui tiene a questa società, tiene a questa squadra, quindi credo che Roberto sia pronto per assumere un ruolo così importante, chiaramente affiancato da uno dei direttori sportivi più bravi italiani che abbiamo, che è Daniele Pradè, quindi gli auguro a Roberto che possa essere l'inizio di una nuova avventura anche per lui.